A mio giudizio, quella dove abbiamo posto maggiore attenzione è stata quella sui crediti, sul processo dell'erogazione, del monitoraggio dei crediti, che non è un argomento che deve riguardare soltanto gli istituti di credito. Pensavo in questi giorni che in effetti il processo del credito è qualcosa che nasce dalle banche, ma poi direttamente arriva a casa nostra. Mi spiego velocemente. Un credito non erogato correttamente significa sostanzialmente che la banca deve svalutare questo credito, significa che la banca deve accantonare dei costi. Accantonare questi costi significa sostanzialmente, per neutralizzare il costo, devo aumentare i miei tassi per me attivi. Quindi il imprenditore va sul mercato e anziché a tasso X andrà ad acquisire il denaro a tasso di +1, quindi chi vuole investire evidentemente ha una, come dire, è disincentivato perché ha un costo più alto. Questo impatta anche evidentemente non investimento, non occupazione, impatta sul mercato di riferimento e impatta evidentemente su quello che è il prodotto interno nazionale, ma impatta quindi a cascata sul reddito della nazione, quindi i nostri bisogni di Stato vengono messi a tassi più elevati e quindi, come vedete, un credito deteriorato ce lo portiamo a casa nostra con un evidente, diciamo, costo per la collettività. Quindi in questo contesto la BCE ha emanato dei criteri di valutazione per i prossimi anni, producendo un principio IFRS 9, dove sostanzialmente i processi per quanto riguarda la valutazione dei crediti sarà un processo molto più restringente. Ma questo è la garanzia non solo degli istituti di credito, ma è la garanzia anche di tutta la collettività. Passando velocemente quindi ad altri aspetti, quindi, abbiamo fatto 24 riunioni del collegio sindacale nel corso del 2016, abbiamo partecipato a tutti gli incontri del consiglio di amministrazione, abbiamo partecipato a tutti gli incontri del comitato di iscritti. Vi dico che un terzo del nostro tempo l'abbiamo dedicato alla banca. Abbiamo fatto i controlli di legittimità sullo statuto, sul regolare funzionamento del CDA, non ci sono state operazioni, voglio dire, con parti correlate significative, con diciamo pricing o comunque con modalità diverse da quelle che sono le logiche del mercato. Possiamo attestare la corretta, diciamo, comportamento del consiglio di amministrazione, che è stato sempre rispettoso dello statuto e delle policy aziendali. Per cui concluderei dicendo appunto che il bilancio di esercizio al 31/2016 viene sottoposto al Consiglio alla vostra approvazione è, a nostro parere, idoneo a rappresentare in modo compiuto la realtà aziendale della banca al 31/2016. Vi ringrazio per il